Sempre in diretta dagli studios FPA ai City Lab 2018, e oggi stiamo incontrando diversi assessori che sono venuti qui ad incontrarci, che hanno partecipato ai nostri incontri per confrontarsi su come stanno interpretando il percorso verso una città più intelligente, più vivibile e più sostenibile. Abbiamo ora con noi l'assessora Ines Seletti del Comune di Parma, la ringrazio per aver accettato l'invito. L'assessora si occupa di diverse deleghe, quindi la faccio presentare da sola se vuole. Assolutamente sì, buongiorno a tutti, siamo qui in questa splendida città in una 2 giorni veramente molto intensa e molto arricchente. Sono appunto un'assessora con varie deleghe, tra le cui ci sono l'educazione, l'inclusione dell'integrazione scolastica disabili, l'innovazione tecnologica, la formazione. Queste sono alcune delle deleghe che magari oggi hanno più attinenza alle tematiche che tratteremo. Grazie, infatti l'ho fatta presentare proprio per questo, perché chiaramente ci sono magari alcuni aspetti che sono più da mettere in evidenza in questo contesto, in particolare, visto che ha citato proprio il tema dell'inclusione sociale. Ieri abbiamo presentato il nostro rapporto di City Rate, che è un'indagine, insomma, che cerca di capire come le città si stanno posizionando in questo percorso. E Parma, oltre ad essere una delle città risultate, insomma, tra le prime 10 in Italia nella classifica generale nel tema inclusione sociale, è proprio risultata in testa. Quindi è uno dei focus, insieme a un altro che è quello del consumo, della gestione del suolo e del territorio, in cui insomma, risultate veramente molto attivi. E quindi volevo chiedere proprio a lei il motivo di questo posizionamento, secondo lei, quindi cosa state facendo e quali sono eventuali progetti particolari in questo settore che state portando avanti? Sì, innanzitutto sono tematiche che l'amministrazione comunale si è data come principio fondante alla base di un programma elettorale che è partito dalla passata amministrazione, ma che dura anche in questa, che è a guida appunto del sindaco Federico Pizzarotti. Temi fondamentali sono non solo quello dell'ambiente, ma anche della tutela del territorio e dell'inclusione sociale, tant'è che l'assessore al welfare e al sociale che guida questo settore ha il bilancio più corposo di tutti gli assessorati. Questo proprio perché sta a significare che è una tematica che per noi è fondamentale, perché a noi non piace stare bene da soli, ma ci piace stare bene nella comunità, per cui dobbiamo essere di aiuto e far sì che tutti possano fare un percorso comune insieme a noi. E ci sono appunto particolari iniziative che le piace citare in questo ambito che state portando avanti? Ma sicuramente il tema fondante è l'integrazione, grazie anche ad associazioni che collaborano con noi per far sì che anche le comunità di persone straniere siano operative e attive sul territorio per aiutarci in questo discorso di integrazione. Quindi diciamo anche una collaborazione con soggetti del non profit, della società civile. Sì, assolutamente sì, c'è una fortissima sinergia. Noi siamo anche fortunati perché a Parma ci sono enti preposti a queste attività che sono veramente all'avanguardia nelle loro attività e collaborano a stretto giro con noi. E parlando quindi di comunità, mi viene in mente il discorso della scuola, della formazione, quindi è anche legato anche alla gestione del territorio, poi, perché insomma su questo ci troviamo anche sul discorso anche appunto delle scuole, dei ragazzi. E parlavamo prima, insomma, di iniziare questa intervista proprio del fatto che questo è un tema che a voi sta molto a cuore, quindi mi piacerebbe che proprio lei ci spiegasse perché avete scelto questo focus proprio di lavoro. Allora, innanzitutto perché teniamo presente che i bambini che ci sono adesso, nativi digitali, saranno i cittadini del futuro, per cui affinché una città sia veramente smart dobbiamo partire anche da loro, perché ci siamo resi conto che soprattutto nei genitori la tecnologia, l'innovazione tecnologica riferita ai bambini viene vista come qualcosa di estremamente negativo e non educativo, per cui è il nostro ruolo sia educare i bambini che educare i genitori in questo percorso, tant'è che tutte le scuole dell'infanzia e dei nidi di Parma sono recentemente stati dotati di strumenti tecnologici, PC touch screen piuttosto che di tablet per aiutare i bambini ad usare questi strumenti in maniera innovativa ed educativa, e questo qui è fondamentale, e per far sì che i genitori non li vedano come strumenti di perdizione. C'è una scuola in particolare a Parma che ha questa stanza incredibile, che è una stanza multimediale ed è ad uso esclusivo dei bambini della scuola dell'infanzia.
Quindi diciamo, la scuola in realtà che è proprio l'ambiente anche per eccellenza dell'inclusione, no? Quindi anche dell'integrazione, quello di cui parlava lei prima, anche tra diverse culture, diventa in questo senso proprio luogo privilegiato. Sì, noi abbiamo la fortuna di avere a Parma una scuola che si chiama in questo caso Scuola per l'Europa, dove vi sono realtà comunitarie ed extracomunitarie molto, molto importanti, e soprattutto è un dato incredibile quello che non vi sono, è un ciclo scolastico che va dalla scuola dell'infanzia e arriva fino al ciclo secondario di secondo grado, però rispetto a tutto il resto dell'Emilia Romagna, in cui il dato di drop out, cioè di abbandono scolastico, purtroppo in aumento, in questo settore dove vi è un'altissima percentuale di studenti extra comunitari, circa il 48%, non vi è alcun abbandono scolastico. Il segreto poi che abbiamo indagato, che abbiamo verificato, è perché comunque loro studiano nella loro lingua. Okay, per cui vi è un'integrazione fortissima all'interno di queste classi tra alunni stranieri e italiani, tra genitori stranieri e italiani, che trovano comunque un elemento comune nelle tre sezioni, che sono tre sezioni linguistiche, che è appunto la lingua. Per cui anche abbiamo portato questo esempio anche in regione per far sì che dove vi sono un importante abbandono scolastico di ragazzi che non proseguono negli studi, fornire innanzitutto una formazione tecnica, anziché continuare a portare ragazzi verso scuole di tipo, ad esempio i licei, far loro specializzazioni di tipo tecnico e soprattutto aiutandoli, facendoli studiare nella loro lingua. Questi diciamo, possono essere dei progetti pilota in qualche modo di eccellenza che poi si possono replicare, quindi insomma. Assolutamente sì, anche qui ovviamente la tecnologia è fondamentale e ci viene in aiuto, per cui tutte le nostre scuole sono state collegate con tecnologia adeguata e soprattutto vi sono anche progetti di condivisione per far sì che vi sia noi abbiamo creato quello che si chiama un patto per la scuola, in cui i dirigenti, il comune e le istituzioni parlano insieme di varie tematiche, di problematiche che poi le sviluppino per portarle in tutte le altre tutte le scuole. Perfetto, la ringrazio. Prego. Grazie mille.